Bentornati su Oro in Pentola, in questo caso Casa in Pentola. Ho fatto uno shopping pre-pasquale d'IKEA e vorrei condividere con voi quello che ho acquistato. Partendo da questi meravigliosi ometti, era in sconto in questo color legno. In realtà io li ho tutti uguali a questi, ma in color bianco. Però c'erano 2 euro di differenza, quindi ho detto li prendo di questo colore, tanto ometto e ometto. Non è così, quelli neri non mi piacciono proprio. Color legno già va bene e alla fine li ho presi comunque. È la solita confezione con più ometti, classico, però sempre molto utili, soprattutto adesso in fase di cambio di guardaroba mi sono accorta che ne mancava qualcuno, quindi sono stati acquistati di nuovo. Eccoci qui, allora, gli ometti sono stati utilizzati, quindi sono già stati tolti da questo gruppo, però volevo andare avanti con l'unboxing IKEA. Qui abbiamo una cornice, è una di quelle meno costose, quelle piatte, esiste anche in nero, io l'ho scelta bianca, ho un progetto in mente, poi vedrete come verrà utilizzata. Poi abbiamo, visto che si sta avvicinando la bella stagione, avevo voglia di qualcosa di fresco, di nuovo. Ho preso queste lenzuola, erano in promozione e esistono anche con la riga grigia, ma nel dubbio alla fine ho scelto per questo azzurro comunque un po' stinto. Molto bello il fatto della righina, di questi bottoncini ricoperti in tessuto che poi ci sono sul lato. Gli daremo una lavata e poi ve li farò vedere direttamente sul letto. È un copripiumino più Federe. Sempre sulla scia della voglia di bella stagione, io adoro il giallo, chi mi segue lo sa. Questa qua è il solito copriletto Indira che esiste in milioni di colori, in grigio, marrone, beige, bianco, blu. L'hanno fatto forse anche rosa a un certo punto, adesso è uscito il giallo, non potevo non prenderlo. È un colore che io adoro, io ho i comodini di un carta da zucchero, diciamo, come colore e ho preso quelle lenzuola e insieme stanno veramente bene. Mi piacciono un sacco, fanno proprio primavera estate, quindi l'ho presa perché mi piaceva proprio come giallo, una punta di giallo proprio color pulcino, un colore piacevole, non è troppo polenta, diciamo, troppo giallo sole, troppo caldo, non è neanche un giallo baby di quelli stinti quasi, è proprio la giusta via di mezzo, mi piace molto. Poi ho preso, vabbè, un ombrello perché il mio è andato distrutto negli ultimi giorni di vento forte che ci sono stati settimane fa. Poi ho preso questo, nasce come ripiano doppio. Per scrivania, non so se si vede dall'immagine. In realtà io ho preso bene le misure e ho deciso di dargli una lavata e metterlo in frigo. Noi compriamo un sacco di frutta anche perché facciamo sempre gli estratti e questo sarebbe perfetto da posizionare uno sopra l'altro con tutta la frutta disposta dentro. Anche perché abbiamo un sacco di ciotole, un sacco di cose che vanno a cozzare perché magari una è rotonda, una è quadrata. I contenitori, sì, potrei prendere dei contenitori, però mi riempiono il frigo. Questo comunque è abbastanza arioso, la frutta respira e mi piace l'idea di una cosa così aperta. Speriamo ci sia effettivamente, perché ho preso le misure e ci sta a pelo, però è tutto da vedere, ovviamente. Poi abbiamo questo che è un contenitore di plastica, io avevo preso tutti quelli di vetro per la pasta, questo qui l'ho preso perché voglio metterci all'interno le pastiglie della lavastoviglie, ho preso una confezione molto grande e mi impiccia, quindi ho preso questo per metterle dentro, è bello capiente, poi faremo anche questo lavoro e sempre nel sottolavello, per il sottolavello ho preso anche un altro contenitore che è uno di quelli basici. Per mettere dentro i sacchetti. È solo che l'abbiamo appeso subito per vedere se ci stava e tutto. Alla fine eravamo lì, l'abbiamo appeso e non ho pensato che sarebbe stato utile metterlo in questo video, ma poi magari vi faccio un sistemiamo il sottolavello, così lo vedrete insieme a questo. Poi
Poi, immancabili, lecca pentola, li uso tantissimo, ne ho presi altri due perché sono sempre utili. Poi ho preso un sacchetto, dovrebbero essere due, non lo so, non c'è scritto, due sacchetti, sì, sento due chiusure, due sacchetti per il sottovuoto, cambio dall'armadio, sono sempre utili. Poi queste sono le chiusure, quelle click clack delle scatole, le scatole sono qui sotto, non so se si vedono, sono tre con i loro coperchi, sono le classiche di plastica di IKEA, stiamo sistemando il garage e serviranno per archiviare delle cose lì sotto. Le scatole che ho in casa non le chiudo con queste chiusure, quelle che andranno in garage ovviamente verranno sigillate perché mi fido fino a un certo punto del clima che c'è in garage, fa fuffa varia. Ho preso queste, sono le della nuova collezione, sono due borsettine per andare a comprare la frutta, per mettere gli alimenti. Io le volevo appendere con dentro le patate, con dentro le cipolle, sono molto carine, sono in una bella forma, sono capienti e volevo dirvi anche sono 100% cotone, ecco. Volevo avere la certezza perché avevo controllato fossero state di materiali strani o comunque non di cotone ma di materiali, come si dice, non organici, diciamo, non mi viene il nome giusto, non li avrei presi per la presenza comunque di plastiche o di altre fibre, diciamo. Al loro interno io ne ho un sacco di borse di cotone, le uso per fare la spesa, le uso per portare i libri in biblioteca, le uso per qualsiasi cosa. Queste mi piacciono perché appunto lasciano respirare, sono anche belle da vedersi e quindi le ho prese, ovviamente. L'occhio vuole la sua parte, pile, perché l'ultima volta che mio nonno ha avuto bisogno delle pile, ovviamente si è preso tutte le mie pile, cioè gli sono state date, però alla fine noi siamo rimasti senza. Questo, nuovo, molto carino, un bel colore, una bella fibrosità, non so come dire, è per dare una sciacquata ai piatti e alle pentole per togliere il grosso prima di mettere la lavastoviglie, è molto utile, anche perché ho un metà un po' schizzinoso da questo punto di vista, quindi questo secondo me è l'oggetto giusto per incentivarlo nel dare una sciacquata senza problemi, diciamo, ripercussioni dovute allo schifo. Sacchettini per il freezer, misura piccola che è quella che usiamo un po' di più, per il resto non impacchettiamo chissà che cosa, però averli a volte può essere utile. Qua c'è della cartaccia e sotto abbiamo appunto le scatole, sono quelle classiche, non quelle piccole, non quelle giganti, la misura intermedia, e questi i loro coperchi. Avevo già un coperchio, questo è un coperchio aggiuntivo, no, ne avevo già uno, ne ho presi altri due perché le scatole sono tre, una, due, tre, ecco qua. Spero che questo unboxing IKEA vi sia piaciuto, a me diverte sempre fare gli unboxing. Adesso poi abbiamo appunto creato questo canale dedicato soltanto a casa in pentola e trovo che sia molto più utile, molto più intelligente come scelta, diciamo. Poi magari mi direte no, però mi sento più tranquilla, ecco, a sapere che chi vuole vedere entrambe le cose sa dove andare, chi invece nasce come follower, diciamo, di Parole in Pentola, quindi di tutta la parte libri, ha ritrovato comunque una dimensione nel canale legata soltanto a quello, senza, diciamo, avere intrusioni eccessive su casa, spese, cose del genere, e mi rende anche più serena nello sperimentare da questa parte piuttosto che dall'altra, ecco. Quindi unboxing IKEA, poi vi farò vedere dove tutto verrà posizionato, cioè le cose più salienti. Per adesso vi saluto, fatemi sapere se vi è piaciuto qualcosa, se avete fatto dello shopping piacevole da IKEA,
Io avevo segnato anche altre cose nella mia lista dei desideri, ma in realtà non le ho trovate. Boh, in realtà sono rimasta soddisfatta, diciamo, da questa scelta. Sono andata molto mirata, cioè sono andata con un elenco questa volta. Le cose in più che ho preso sono state questo, vabbè, il sacchetto qui del sottovuoto, questo qua giallo l'avevo già visto sul sito, questo qui mi è sempre piaciuto, mi ero messa un appunto, ma poi sul grigio, poi ho visto questo e alla fine ho scelto questo, le scatole ero andata a comprare perché sapevo che mi sarebbero servite. Sono andata a dare un'occhiata ai tessuti a metro, perché hanno una larghezza di 1,50 m e il mio tavolo è 1,20 m. E molto spesso faccio fatica perché trovo tovaglie che, diciamo, che arrivano al pelo a coprire i due lati. 1,50 m invece è già più che vivibile. Quindi sono andata a vedere se c'era qualche tessuto che potesse piacermi, anche perché sono già abbastanza rifiniti. Quindi basta fare l'orlo ai due punti in cui viene tagliato e poi i laterali comunque non si sfaldano. Però non ero convinta, nel senso come mano, come pesantezza del tessuto sono perfetti. Quindi adesso man mano, di volta in volta andrò a dare un'occhiata e prima o poi mi farò qualche tovaglia nuova per il tavolo grande. Mi piacciono molto quelle a quadretti. Ho visto sia un quadretto rosso, ma non rosso rosso tipo trattoria, un rosso un po' ciliegia e anche un bel blu, quindi magari quelle per quelle cene un po' rustiche, un po' così ci stanno. E poi me ne piace uno che ha una fantasia forse un po' invasiva, in bianco e nero, ma molto molto bella. Al metà non è piaciuto, però secondo me perché lui non visualizza nel contesto, perché molte cose se gliele faccio vedere singolarmente storce il naso, poi quando effettivamente le vede contestualizzate poi gli piacciono, quindi va un attimo preparato e contestualizzato, non so come dire. Va bene, la smetto. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo unboxing o al prossimo video qui su Casa in Pentola. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!